Dimmi a colazione cosa mangi e ti dirò chi sei. Noi siamo votate all'inzuppo, forse perché abbiamo la ricetta perfetta dei biscottoni della nonna. Se anche voi siete tra quelli che quasi cronometrano l'inzuppo, questa è la ricetta che fa per voi, i biscotti da inzuppo della nonna. La variante pugliese. Vediamo la ricetta. Con la nostra ricetta vi vengono 15 biscottoni della nonna. Per fare i biscotti da inzuppo della nonna noi utilizziamo 550 g di farina 00, 180 g di zucchero, 80 ml di olio extravergine di oliva, 60 ml di latte, 2 uova, la scorza grattugiata di un limone, 9 g di ammoniaca da sostituire se volete con una bustina di pane Angeli se non volete utilizzare l'ammoniaca, un pizzico di sale. I biscotti da inzuppo inoltre vanno ricoperti con lo zucchero, quindi un po' lasciatevelo per dopo. Il primo passaggio prevede appunto la rottura delle uova. Aggiungiamo lo zucchero. A questo punto con il mini beamer sbattiamo uova e zucchero. Aggiungiamo l'olio. Questi sono biscotti caserecci e quindi della nonna, si tendono a fare con l'olio d'oliva e non con il burro. Stiamo aggiungendo il sale, la scorza grattugiata del limone. Sono ingredienti semplici, sono abbastanza facili da replicare questi biscotti, però sono ricette tradizionali di biscotti italiani che hanno molte influenze regionali, tanto da essere diversi da campanello a campanello. Aggiungiamo la farina. Piano piano e continuiamo con lo sbattitore, vedete, ad amalgamare. Continuiamo ad aggiungere la farina piano piano. Abbiamo messo in un bricco del latte tiepido, ci stiamo versando l'ammoniaca. Anche questo è un ingrediente che utilizzavano tanto le nostre nonne. È un po' in disuso piano piano, però aiuta i biscotti da inzuppo a mantenersi più a lungo. Quindi noi lo utilizziamo, però se non volete utilizzarlo, utilizzate tranquillamente una bustina di pane Angeli. Quindi l'aggiungiamo al composto e amalgamiamo. Sapevate che in Italia abbiamo più di 300 ricette di biscotti tipici? Noi le stiamo raccogliendo tutte su YouTube, abbiamo creato una playlist con le ricette dei biscotti tradizionali italiani, divisi per regione. Abbiamo fatto già le intorchiate pugliesi, i biscotti alle mandorle, le scarcelle, i cantucci, i taralli dolci glassati. Vi lasciamo sopra e in descrizione il link alla playlist, così potete vederli tutti. Vanno provati almeno una volta nella vita. Continuiamo ad aggiungere la farina e ad amalgamare. Una curiosità, i primi biscotti della storia pare vengano dalla Persia, in quanto sono stati i primi a realizzare ricette con lo zucchero. Col passare del tempo poi ogni paese ha sfornato il proprio biscotto nazionale. Quelli italiani più famosi di sicuro sono i cantucci che vengono pucciati nel vin santo. Però questi biscotti, quelli caserecci della nonna, sono molto utilizzati per le colazioni italiane, un po' perché sono facili da realizzare e poi per la loro consistenza, perché il biscotto andrà inzuppato nel caffè latte caldo e deve crearsi una specie di zuppetta che agli italiani piace tantissimo. Il sapore, perché con questa ricetta vi vengono belli fragranti. E l'estetica, non devono essere perfetti, ma devono appunto avere quell'aspetto casereccio con sopra un po' di screpolature con lo zucchero. Se siete appassionati di biscotti come noi, esiste persino il salone del biscotto ad Alessandria. Quindi in Italia abbiamo proprio un culto del biscotto da inzuppo. Ci fa molto piacere farvi vedere tutte queste ricette perché a noi piacciono tantissimo. Stiamo continuando a mettere la farina, siamo passati all'impasto a mano perché appunto, vedete, ha raggiunto la consistenza
che desideriamo sia un po' più colloso e più consistente, quindi non si può continuare ad amalgamare con la frusta o con una spatola. Comunque, vedete, sono davvero facilissimi da realizzare. Poi sono senza burro, ma con olio di oliva, quindi noi li facciamo davvero ogni settimana. Fateli con i vostri bambini, così si divertiranno a fare un biscotto abbastanza semplice da realizzare e poi saranno più contenti di mangiare a colazione i biscotti da inzuppo fatti in casa con le loro manine. Dopo una decina di minuti di lavorazione a mano, vedete, l'impasto risulta così. Quindi abbiamo formato il serpentello e lo dividiamo. Preriscaldiamo il forno, 180 gradi statico. Aggiungiamo le mani di olio, perché comunque l'impasto è appiccicoso, e abbiamo messo in un piatto lo zucchero. Abbiamo formato un altro salsicciotto della grandezza più o meno del palmo, vedete, della mano. Schiacciamo per mezzo centimetro. Ok, l'altezza quindi deve essere di circa mezzo centimetro. E lo mettiamo completamente nello zucchero. Vedete? E facciamo lo stesso procedimento per tutti i biscotti. Per fare questi biscotti non serve neanche uno stampo e li mettiamo sulla carta da forno. I primi biscotti sono pronti per andare in forno a 180 gradi statico. Dopo 20 minuti possiamo sfornare i nostri biscotti da inzuppo. Sono perfetti. Sono ancora caldissimi, la ricetta è terminata. Se vi è piaciuta come al solito, fatecelo sapere nei commenti. Fateci sapere voi come fate colazione, con quali biscotti. Sicuramente li faremo. Iscrivetevi al nostro canale YouTube cliccando sulla campanella in basso a destra, altrimenti non vi arrivano le notifiche tutte le volte che facciamo una nuova ricetta come questa. Inoltre, se rifate i nostri biscotti, come al solito, taggateci su Instagram e su Facebook, mandateci le foto dei vostri biscotti da inzuppo fatti con la nostra ricetta. Il gruppo Facebook è diventato molto attivo. Siamo molto contente che condividiate con noi le foto delle nostre ricette rifatte da voi. Quindi, alla prossima ricetta. Ciao!